Ciao ragazzi e ben ritornati qui su Luparo TV. Benvenuti su Commandos 3 Destination Bealine. Si tratta di uno strategico in tempo reale ed è il quarto episodio della serie Commandos. La campagna principale è divisa in tre parti, ovvero l'Europa centrale, la Normandia e Stalingrado. Ognuna è a sua volta suddivisa in diverse missioni. Le campagne possono essere giocate in modo indipendente, ma c'è anche un tutorial e direi, prima di iniziare con la campagna, di imbatterci in queste missioni di addestramento così da familiarizzare un po' con le caratteristiche. Benvenuto nel tutorial di Commandos 3. Sarai guidato attraverso alcuni esercizi che ti mostreranno come controllare e utilizzare al meglio i tuoi comando. Puoi premere F1 in qualsiasi momento per far comparire l'elenco dei comandi da tastiera e delle azioni. Per prima cosa devi sapere in che modo puoi cambiare visuale. Per ruotarla utilizza la rotellina del mouse. Se non hai un mouse con rotellina puoi ottenere lo stesso effetto tenendo premuto il tasto Alt e usando i tasti freccia per la rotazione a sinistra e a destra. Puoi spostarti all'interno della mappa premendo la rotellina del mouse e spostando quest'ultimo. La stessa funzione è svolta dai tasti freccia. È possibile ingrandire e ridurre la visuale premendo i tasti più e meno sul tastierino numerico. In alternativa puoi premere la rotellina del mouse e quindi muoverla in avanti e all'indietro. Ora seleziona il berretto verde. Per farlo premi il tasto 1 oppure clicca su di esso con il pulsante destro. Il berretto verde è in grado di eseguire molte azioni. Una delle più importanti è strisciare, che permette di non farsi scoprire dal nemico. Per strisciare premi la barra spaziatrice. Per rialzarti premila di nuovo. Tutto fatto, signore. I tuoi comando possono interagire con diversi oggetti. Per visualizzarli tutti, tieni premuto il tasto F7. Noterai che il puntatore varia a seconda dell'ambiente, cambiando forma quando è possibile interagire con qualcosa. Per raccogliere un oggetto, clicca con il pulsante sinistro su di esso. Ora raccogli la pistola. Lascia fare a me, signore. Tutti i tuoi personaggi possono camminare e correre. Correndo fai però rumore, per cui fallo solo se necessario. Sali di corsa le scale cliccando due volte sulla loro sommità. Vado subito. Esci dalla porta alla sommità delle scale. Per uscire ed entrare da una porta, clicca con il pulsante sinistro su quest'ultima. Lascia fare a me, signore. Puoi visualizzare i campi visivi dei nemici premendo Tab e cliccando con il pulsante sinistro su un nemico. Se striscerai nella sezione più chiara non sarai avvistato, mentre nella zona più scura la tua presenza verrà rilevata in ogni caso. Ora visualizza il suo campo visivo. Per raccogliere degli oggetti cliccaci sopra con il pulsante sinistro. Raccogli il coltello. Lascia fare a me, signore. Bene, salvare e caricare è molto importante in Commandos 3. Per effettuare un salvataggio rapido premi F9, mentre per il caricamento rapido premi F11. Ora esegui un salvataggio rapido. Ora hai alcune armi a tua disposizione. Clicca con il destro sulla loro icona nella parte inferiore dello schermo, al momento è un pugno, per visualizzarle tutte. Clicca con il pulsante sinistro su un'arma per selezionarla. Puoi anche scorrere le varie armi usando i tasti Q e W. Ora seleziona il pugno. Bene, ora colpirai il nemico. Porta il puntatore sopra di lui e premi il pulsante sinistro del mouse. Forza, fallo. Lascia fare a me. Ora lo hai stordito, ma fra poco si riprenderà e ti attaccherà. Mentre è privo di sensi, però, lo puoi legare. Per farlo, clicca con il pulsante destro per deselezionare il pugno. Porta il puntatore sopra il soldato e premi il pulsante sinistro. Molto bene. Una volta legato il nemico, puoi prendere il suo equipaggiamento. Per farlo, premi il tasto Z e clicca con il pulsante sinistro su di lui. Lo sto facendo.
Bene, ora trasferisci il suo equipaggiamento nel tuo inventario. Clicca con il pulsante sinistro sull'oggetto da prelevare, quindi clicca di nuovo nel tuo inventario per riporlo. Una volta fatto, seleziona Esci. Tutto ora fatto, corri signor. Su per le scale ed esci dalla porta. Uh-huh. A posto. Puoi raccogliere la cassa nelle vicinanze cliccandoci sopra. Per adesso però clicca sull'icona Esamina oppure premi il tasto Z e quindi clicca sulla cassa. Esaminala e trasferisci le munizioni nel tuo inventario. Lascia fare a me, signore. Fatto. Bene, puoi visualizzare le posizioni del nemico tenendo premuto il tasto F5. Prova a farlo ora. Ora devi eliminare questi soldati nemici. Ti conviene salvare la partita qualora qualcosa andasse storto. Premi il tasto F9. Bene, ora elimina i soldati. Usa il metodo che preferisci, ma tieni presente che sparando con le armi da fuoco richiamerai gli altri nemici presenti in zona. Lascia fare a me. Lascia fare a me, signore. Eccellente. Ora esci dalla porta per ritrovarti all'aperto. Prima di farlo, ricorda di salvare con il tasto F9. Lascia fare a me, signore. Ehi, guardati le spalle. Avrei potuto essere uno di loro. Hai forse voglia di morire? Non ti preoccupare, sapevo che eri tu. Nessuno è così rumoroso. Ci sono dei problemi all'interno? No, è passato un bel po' dall'ultimo incontro con i nazisti. Beh, qui ce ne sono altri da sistemare. Mi sembra una bella idea. Io andrò in avanscoperta e localizzerò il nemico. Procederò lentamente. Tu pensa soltanto a coprirmi le spalle. Non voglio un altro casino come quello di Kolditz. Ancora con quella storia? È stato un incidente. Accidenti. Questa volta non succederà niente. Forza, andiamo. Puoi ruotare la visuale anche quando sei all'aperto usando la rotellina del mouse. Se non hai un mouse con rotellina, puoi ottenere lo stesso effetto tenendo premuto il tasto Alt e usando i tasti freccia per la rotazione a sinistra e a destra. È inoltre possibile ingrandire e ridurre la visuale con i tasti più e meno sul tastierino numerico. Ora seleziona il cecchino premendo il tasto 2 e seguilo. Cerca di eliminare il nemico usando il fucile di precisione. Possibilmente mentre sei sdraiato per strisciare. Sono il tuo uomo. Di là. Ok. Ci sono. Di là. Sì, di là. Chiaro e limpido. D'accordo, di là. Sì. Ottimo lavoro, ufficiale. L'ingegnere si sta muovendo per raggiungere i tuoi uomini. Ok. Ok. Utilizza il geniere per far saltare il carro armato con la bomba. Premi il tasto 4 per selezionare il geniere, oppure clicca su di lui con il pulsante destro. Avanti. Clicca con il pulsante sinistro sull'icona della bomba con comando a distanza in basso per selezionarla, quindi clicca vicino al carro armato per piazzarla. A questo punto fai allontanare il comando e fai esplodere la bomba usando l'icona comparsa vicino allo zaino del geniere. Sì, signore. D'accordo. Coraggio.
È il 21 febbraio 1939, 900 ore, ambasciata tedesca. A Londra. Dobbiamo superare quella guardia senza farci vedere. D'accordo, ma per entrare nell'ambasciata mi servirà un uniforme da ufficiale. Quello che si trova vicino alla fontana mi sembra un buon candidato. Non sarà difficile scalare la parete per neutralizzare il soldato sulla balconata. Poi toccherà a te. Questa è la tua prima missione. Sei nervoso? Non esserlo. Io l'ho fatto centinaia di volte. Non ci sarà alcun problema. Oh, non è la missione. È la polizia. Mi mette a disagio. Dopotutto, io sono un ladro. Non sono poliziotti. Sono dell'MI5. Sono qui per aiutarci. Ma non possono lasciarsi coinvolgere in questa operazione. Sembra che saremo da soli. Beh, immagino che sarà quasi sempre così. Prima che tu affronti questa missione, approfitterò di questa occasione per spiegarti una cosa importante. Quando i tuoi uomini sono vicini, possono scambiarsi gli oggetti nei rispettivi zaini. Seleziona il ladro, premi il tasto 6 e clicca con il pulsante sinistro sull'icona dello zaino in basso a destra. Ora è visibile il suo inventario. Clicca con il pulsante sinistro su Scambia e quindi di nuovo sull'immagine della spia sopra l'inventario. Clicca con il pulsante sinistro sulla siringa per selezionarla e spostala nell'inventario della spia. Seleziona Esci per tornare alla missione. Tutto eccellente. Posto, ora signore. Seleziona i tuoi uomini. Per sceglierne più di uno, tieni premuto il pulsante destro del mouse e traccia un... Tieni premuto il tasto Tab e clicca con il pulsante sinistro sul soldato vicino al cancello per visualizzare il suo campo visivo. Usa queste informazioni per entrare nell'ambasciata inosservato. Ale, ale! Bene. Ora seleziona il ladro. Per scegliere il tuo uomo, clicca su di lui con il pulsante destro del mouse o premi il tasto 6. Colpisci e lega il meccanico. Per colpirlo, clicca sull'icona del pugno nell'interfaccia e quindi sul nemico. Per legarlo, clicca con il pulsante destro per deselezionare il colpo e quindi clicca su di lui con il pulsante sinistro. Mi muovo! Bene. Ora salva i tuoi progressi premendo F9. In alternativa, puoi salvare tramite il menu di gioco, non è stato al quale accedi premendo ESC. Ora devi salire sul balcone dell'ambasciata senza farti vedere. Per usare l'abilità di scalata del ladro, clicca sulla parete con il pulsante sinistro. Per salire o scendere, clicca nella direzione del movimento desiderato. Ben fatto. Ora stordisci e lega il soldato sul balcone. Ricorda, usa l'icona del pugno per colpire. Clicca con il pulsante destro per deselezionare e con il pulsante sinistro sul soldato per legarlo. Mi muovo. Ora seleziona la spia premendo il tasto 5 o cliccandoci sopra con il pulsante destro. Nota che per centrare la visuale su uno dei tuoi personaggi devi premere due volte il suo numero. Sì. Neutralizza l'ufficiale vicino alla fontana. Per selezionare la siringa, clicca sulla sua icona nell'interfaccia. Quindi per narcotizzare il nemico, clicca sull'icona della siringa sopra di esso. Due dosi lo metteranno al tappeto, tre lo uccideranno. Ci Se decidi penso di io. Stordirlo, ricordati di legarlo. Ci penso io. Usa la spia per prendere l'uniforme e la pistola dell'ufficiale. Clicca sull'icona Esamina nella parte inferiore dello schermo, oppure premi il tasto Z, quindi clicca su di lui per esaminarlo. Vado subito. La spia deve indossare l'uniforme dell'ufficiale. Per indossare un uniforme nemica, clicca sull'icona Uniforme nell'interfaccia. La spia passerà inosservata a tutti i soldati nemici di grado inferiore a quello dell'uniforme che indosserà. Molto subito. Ora entra nell'ambasciata vestito da ufficiale. Entra dalla porta cliccandoci sopra con il puntatore. Serviti della spia per distrarre il soldato.
Per distrarre un nemico di grado inferiore, seleziona Distrai nell'interfaccia e clicca sul soldato, che sarà distolto dalle sue attività. A questo punto potrai ordinargli di spostarsi o di guardare in una determinata direzione. Fallo in modo che non possa vedere la porta. Queste abilità sono presenti nell'interfaccia. Una volta fatto, fai entrare il ladro non visto. Ci penso io. Signore? No. Ok. Ora con il ladro selezionato, entra nello studio privato dell'ambasciatore. Forse è una buona idea salvare la partita premendo il tasto F9. Mi muovo. Ok. Signore? Ben fatto. Ora stordisci e lega l'ambasciatore. Ricordati, usa l'icona del pugno per attaccare. Clicca con il pulsante destro per deselezionare e con il pulsante sinistro per legare. Sono nato per questo. Apri la cassaforte ed esaminane il contenuto. Per aprire un oggetto chiuso, cliccaci sopra con il pulsante sinistro. Solo il ladro dispone di questa abilità quando ha dei grimaldelli con sé. Clicca sull'icona esamina nella parte inferiore dello schermo, oppure premi Z e quindi clicca con il pulsante sinistro sulla cassaforte. Prendi i documenti. Sono nato per questo. Sono nato per questo. Molto bene, ufficiale. Ora raduna i tuoi uomini e incontrati con gli agenti dell'MI5 all'esterno dell'ambasciata senza farti scoprire per completare la tua missione. I tuoi ordini? Ali. Avanti! Andiamo.